Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar in cui ho il piacere di intervistare Claudio Giannini, che tra l'altro, eccolo qui, si è appena collegato. Ciao Claudio. Ciao Umberto, buonasera a tutti. Ciao, grazie Claudio e benvenuto. Tra l'altro, se non ricordo male, ti stai collegando dalla Svizzera. Ok, Sì, esatto. Appena oltre il quindi. confine, quindi siamo vicini all'Italia, ma in altro stato. Ok, quindi rispetto a me proprio siamo agli antipodi. Io È sono in abbastanza, sì, Puglia. c'è quel migliaio di chilometri che ci Sì, separa. all'incirca. Ottimo. Allora, innanzitutto ti dicevo, ti ringrazio per aver accettato questo invito. Ci tenevo molto quando ho visto uscire il tuo nuovo libro. Ci tenevo ad intervistarti, ci tenevo a farti conoscere a tutte le persone che mi seguono sui social, le persone che sono interessate al calcolo FEM, e quindi ho colto subito la palla al balzo per organizzare questo webinar. Allora, Grazie a te per averlo fatto e avermi dato questa opportunità. figurati, figurati. Allora, Claudio, io nel frattempo che partisse la diretta, stavo spulciando un po' la tua biografia, quella riportata nella parte posteriore del nuovo libro, e praticamente lasciami spendere due parole su chi è Claudio Giannini. Allora, da quello che sto leggendo, sei per formazione un ingegnere meccanico. Ti sei Esatto. laureato nel lontano 92 e poi ti sei occupato subito di progettazione strutturale. Sì, esatto. Cioè, sto vedendo nomi importanti, ti sei occupato di progettazione strutturale, quindi di calcolo strutturale in Alenia Spazio, Sì. in Aermacchi, poi nel 2000 sei entrato nella scuderia Ferrari, quindi nel team di Esatto. Formula 1, e ti sei occupato soprattutto della progettazione strutturale di componenti per le sospensioni. E Esattamente, sì. poi praticamente sei rimasto ad alti livelli in ambito automotive, perché vedo che sei passato da Ferrari in Dallara, poi da Dallara in Toyota. In Toyota, tra l'altro, mi sembra di capire che sei rimasto più di qualche anno, sempre nella Sì. progettazione strutturale. 4 anni, sì. Caspita, poi hai fatto una breve pausa dal mondo automotive, mi sembra di capire, qualche anno ti sei dedicato a un altro settore e poi sei tornato di nuovo in Formula 1 in Sauber. Sì, esattamente. Qualche anno di Fantastico. purificazione e poi un ritorno di nuovo in immersione nella Formula 1. Praticamente questo fino al 2014, quindi praticamente dal 2000 al 2014 sei stato nell'ambito automotive e ti sei occupato di progettazione strutturale ad alti livelli. Sì, Dico bene? sono vetture ad alte prestazioni, anche se poi appunto nel 2014, avendo fondato la società di cui, che tuttora opera in ambito consulenza, ho avuto modo comunque di lavorare per altre squadre, tipo la foto che c'è qui è quella di Porsche, per il World Endurance Championship, tipicamente le gare di Le Mans, quindi quelle di durata, Sì. e quindi anche come consulente. Sono riuscito poi comunque ad occuparmi ancora di motorsport. Sono tornato anche in Sauber con questo ruolo per un altro paio d'anni e adesso mi sto occupando di altro. È una nuova fase di purificazione dalla Formula 1, di Caspita, depurazione quindi più che è andata ben oltre i 14 anni rispetto a quello che leggo sì, sulla sì, biografia. sì, 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 sicuramente. Perché chiaramente dal 2014 hai deciso di distaccarti, di creare la tua società di consulenza mirata esclusivamente alla progettazione strutturale, quindi hai continuato a lavorare in ambito automotive e adesso stai lavorando anche, mi sembra di capire, in altri settori, Sì, sempre con il calcolo sempre con strutturale. calcolo di strutture, tipo cerchioni per ruote di biciclette. Adesso c'è un progetto di cui non si può dire molto, ma è per un velivolo ibrido a decollo verticale o decollo sulla corta distanza, che ha qualche difficoltà a partire per questioni di finanziamenti. Insomma, è una startup con la quale collaboro e a singhiozzo per il momento, per così dire.
E poi più recentemente ho lavorato su una hypercar, qui si può dire qualcosa, è la Picasso Automotive, è un'altra società, una startup che ha sede in Svizzera, anche loro qua vicino erano prima Lugano, adesso si sono spostati nel Canton Grigioni, hanno messa su strada recentemente e ho collaborato nel realizzare appunto i progetti strutturali per alcune parti in carbonio. Capisco, caspita, davvero, davvero interessante. E praticamente in tutti questi anni, se vogliamo, da quando ti sei laureato sino a quando hai fondato la tua società, hai avuto anche modo di scrivere due fantastici libri, permettimi, due fantastici libri perché io Grazie. personalmente, è grazie ai tuoi libri se sono riuscito ad approcciare a questo mondo. Quindi al calcolo FEM, ad appassionarmi del calcolo FEM e poi da lì approfondirlo sempre di più. Perché di fatto a partire dal tuo primo libro che se non sbaglio pubblicasti nel 2003, Esatto, quindi la sì. progettazione strutturale con il calcolatore e poi il tuo secondo libro del 2006 per quanto riguarda ecco, il calcolo avanzato, sempre supportato dal calcolo avanzato di strutture supportato dal calcolatore. Che io scoprì francamente nel 2009, quindi nel 2009 ho letto entrambi i tuoi libri e quindi ti dicevo, ma sono sicuro che anche molti di quelli che sono collegati con noi avranno vissuto una situazione simile. Io prima di allora avevo iniziato a leggere alcuni libri, francamente in italiano ti dico ben poco, soprattutto in inglese, ma erano libri molto molto focalizzati sul metodo numerico e francamente io non riuscivo poi a, come dire, travasare questi contenuti in ambito industriale. Io allora mi occupavo di progettazione e sviluppo di prodotti e al di là della provetta o del concio di trave, come dire, non c'era null'altro, c'era tanta matematica, ma poco aspetto pratico, applicativo. Ecco che poi ho scoperto i tuoi libri e finalmente sono riuscito ad applicare il calcolo FEM nell'ambito di mio interesse, quindi in un ambito molto pratico. Perché? Perché i tuoi libri hanno un taglio pratico, cioè L'idea era rispetto a proprio tutti gli questa, altri. quella di non scrivere qualcosa che già esistesse, soprattutto a quel tempo, e in italiano non c'era molto che desse indicazioni un po', diciamo, per quello che entrava magari nel mondo del lavoro o si occupava per la prima volta di calcolo di strutture con gli elementi finiti, vuoi perché magari il ruolo aziendale gli veniva imposto anche pur avendo un'esperienza precedente diversa, non necessariamente essendo uno appena uscito dall'università o da un istituto professionale. E l'idea era un po' quella, cercare di togliere il più possibile gli aspetti teorici e matematici e vedere se si riusciva a fare qualcosa che desse appunto l'approccio pratico e dire, boh, mai questo problema si fa così. Cercando però ovviamente di non semplificare in maniera eccessiva e quindi Certo, ponendo comunque certo. l'accento sulla possibilità di errore a cui si va incontro ad ogni passo che si fa quando si crea un modello elementi finiti. Vero, è vero, guarda, è una cosa che ho riscontrato e sono sicuro, ecco, chi vuole può tranquillamente dire il suo parere in chat, è una cosa che ho riscontrato anch'io sul fatto che ha un taglio pratico, ma ecco, focalizzato su alcuni aspetti fondamentali di cui bisogna tener conto nel calcolo FEM per ottenere dei risultati accurati. Quindi c'è anche chiaramente una parte di matematica doverosa. E io ricordo ancora, ecco, questo sono passati più di 10 anni, ricordo ancora che grazie al tuo libro, tra i vari argomenti che sono trattati, e parlo del tuo primo libro, quello del 2003, riuscì a capire qual era la differenza tra il solutore iterativo e il solutore a matrici sparse, ad esempio, perché sai, poi quando vai a leggere la documentazione dei software, spesso ti dicono: ok, se hai un modello privo di contatti, usa questo, se hai un modello con i contatti, c'è l'attrito e quant'altro, usa quest'altro solutore. Perché? Qual è il vantaggio Adesso di l'uno o dell'altro? Grazie al tuo forse le cose libro. sono un po' cambiate effettivamente dal 2003, però a quei tempi sì, spesso l'utente era anche gli era richiesto di stabilire quale tipo di metodo di Solutore. soluzione del sistema di equazioni usare.
Oggi, grazie alla potenza dei calcolatori, è un po' meno sentita questa esigenza. Infatti, quell'argomento che citi è stato uno di quelli che avevo pensato di eliminare e che poi invece ho deciso di mantenere, seppure in una forma leggermente ridotta, perché comunque può essere interessante lo stesso per Livello qualcuno che magari vuole conoscitivo. approfondire. Sì, è vero, è vero. Infatti l'ho ritrovato qui nel nuovo volume. Guarda, Claudio, io a questo punto direi di passare a te la parola affinché tu possa presentarci il tuo nuovo libro. Io Sì. invito comunque sia tutti voi che siete collegati, se avete domande, a riportarle direttamente in chat perché poi le riprenderemo. E quindi lascio a te, Claudio, presentarci il nuovo libro, presentare per chi come me ha letto i volumi precedenti le novità che si trovano all'interno di questo terzo volume. Quindi Io cerco di fare una escursione abbastanza veloce, ci provo sperando che sia abbastanza veloce, su più o meno i contenuti, iniziando dal, vabbè, questa è la copertina chiaramente, e dicendo che alla fine l'intento è quello di rivolgerlo a chiunque voglia dedicarsi al calcolo di strutture meccaniche. Come dicevamo prima, l'approccio dovrebbe essere molto pratico, chiaramente bisogna avere una formazione tecnica quantomeno. E sapere appunto, conoscere l'ambito in cui si sta operando. Questo però non vuol dire che chi magari appunto è già esperto perché ha già lavorato in questo settore e appunto conosce i pericoli e i trucchi del mestiere, non è detto che soprattutto nella seconda parte non possa trovare degli spunti, non dico delle soluzioni, ma magari degli spunti di riflessione o dei nuovi punti di vista, magari attraverso gli esempi che sono riportati. Come dicevi, Umberto, alla fine questo è un po' un compendio di 30 anni di esperienza nell'utilizzo di strumenti. Di questo tipo di strumenti ed è stata maturata in diversi settori. Hai citato l'aerospaziale, appunto, il motorsport principalmente, ma c'è stato anche un pregresso di ferroviario di 3 anni circa nella progettazione strutturale di materiali rotabile. Quindi molti degli esempi che sono riportati qui sono tratti da questi ambiti o direttamente oppure si ispirano a questi settori. Il libro è diviso in due parti perché voleva appunto mantenere una sorta di tradizione e quindi le due parti riflettono più o meno i due volumi precedenti di cui abbiamo già parlato. L'unica cosa è che alcuni argomenti che sono finiti nel secondo volume, tipo le analisi modali, il calcolo dei compositi e l'instabilità elastica, siccome diciamo fanno ancora parte di un calcolo principalmente lineare, in ambito lineare, sono stati spostati nella prima parte. Quindi la prima parte è diventata un po' più corposa, la seconda un po' meno, però è mantenuto questo distinguo. Appunto, il primo capitolo è un po' un excursus su cosa si modella elementi finiti, come si modella elementi finiti, quali strutture vanno modellate con elementi solidi, quali con elementi shell o elementi beam, insomma, un po' le diverse tipologie di elementi che si trovano nei codici di calcolo e chiaramente questo è più dedicato a chi proprio per la prima volta approccia il calcolo delle strutture. Il secondo capitolo invece riguarda l'altro aspetto abbastanza delicato, che è quello dell'applicazione delle condizioni al contorno, quindi sulle forze di solito non si sbaglia, ma le condizioni di vincolo possono dare qualche grattacapo, soprattutto quando magari abbiamo dei bulloni, dei collegamenti a bullone, vincolo delle traslazioni, vincolo delle rotazioni, ne salto qualcuna, insomma. Quindi si parla un po' di questi aspetti, si parla di simmetria e antisimmetria. E qui vediamo, beh, degli esempi appunto ancora di strutture modellate con elementi shell. Questa è una carrozza ferroviaria, appunto, per citare, gli altri sono chiaramente un telaio di rama opposta, un braccetto sospensione e un corpo, un bodywork per una vettura da endurance. E chiaramente adesso abbiamo modellato.
Abbiamo applicato le condizioni del contorno, abbiamo fatto tutto giusto, speriamo, e abbiamo dei risultati. Quindi il capitolo 3, che è uno di quelli più lunghi, verte sull'interpretazione dei risultati e anche qui attraverso semplici esempi, tipo c'è la trave a doppio T, è stato fatto con diversi tipi di elementi, shell, solidi e anche trave, e vedere un po' come sono i risultati confrontati tra ovviamente tre modellazioni diverse, la teoria e poi i sistemi di riferimento, in quale sistema di riferimento sono forniti gli stress per gli elementi shell. Insomma, ci sono un po' di quelle attenzioni che bisogna porre ogni volta che si analizzano criticamente i risultati. Scusate. E dopodiché abbiamo il capitolo 4 e il 5, che sono appunto relativi all'analisi modale e alle instabilità elastiche, sono quelle tecniche di soluzione che consentono l'estrazione degli autovalori, come si dice. Quindi alla fine modi propri per quello che riguarda modi propri e frequenze proprie per quello che riguarda l'analisi modale e i carichi critici per quello che riguarda l'instabilità elastica. Qui è appunto un esempio tratto dal capitolo 5 dove si fa ancora il confronto, ad esempio un cilindro soggetto a pressione esterna si confronta i risultati numerici con quelli dei manuali di progettazione strutturale, oppure in questo caso la trave che è sottoposta a flessione sbanda lateralmente anziché rimanere nel suo piano. E poi il capitolo 6, che probabilmente è il più importante, non a caso è effettivamente il più lungo, controllato, dove si parla degli errori che possono essere di diversa natura, dell'utente perché è distratto e sbaglia a scrivere un numero per le proprietà del materiale, oppure perché sbaglia l'unità di misura, oppure ancora per la discretizzazione, errori che nascono da discretizzazione, un numero non sufficiente di elementi, oppure un elemento che non è adatto a cogliere il fenomeno fisico che vogliamo indagare. Qui è riportato, mi piaceva molto questa immagine perché E infatti la sto vedendo anch'io, questa era sorta di una domanda che ci costruzione eravamo di un posti cubo. tanto tempo fa, ricordo, in una sera un po' stanchi, ma quanti tetraedri ci sono in un elemento brick esaedrico a 8 nodi? E la risposta è 7, ce ne stanno 7. E questo è importante, lì è spiegato nel testo perché è importante. Alla fine non possiamo nascondere il fatto che i mesciatori automatici sono comodi, ma per loro natura generano mesh di tetraedri che devono essere a 10 nodi. E qui viene spiegato anche il perché, viene illustrato attraverso l'esempio con una parità di densità di mesh, il tetraedro a 4 nodi è decisamente scarso rispetto al tetraedro a 10 nodi, che è più in linea con il brick a 8 nodi, ma chiaramente hanno poi tempi di soluzione, occupazione di file dei risultati che sono molto diversi, perché se in un brick abbiamo 8 nodi e i risultati sono stoccati per questo, avendo 7 tetraedri, chiaramente le dimensioni dei file crescono, ma oggi appunto questo non è così tanto importante, ma vi assicuro che quando ho cominciato io, dove le memorie dei computer se avevano 16 megabyte, era già un lusso sicuramente gestire modelli di dimensioni più piccole, ma non per questo, diciamo, precludere la qualità dei risultati, precludersi la possibilità di avere dei risultati di qualità, insomma era necessario farlo. Dopodiché il capitolo 7 invece raccoglie un po', diciamo, delle tecniche avanzate, dove con avanzate direi avanzate per gli strumenti di calcolo lineare, cioè tipicamente magari quei tool che si trovano all'interno di sistemi CAD, magari senza pagare un modulo in più per un vero, diciamo, modulo di calcolo, ma che sono già compresi, mi viene in mente Elfini di CATIA, ad esempio, oppure quelli che si trovano effettivamente su internet come free e che, ovvio, per la loro natura hanno delle limitazioni, quindi magari non esiste neanche il modulo non lineare. Per cui in questo capitolo qua si vedono due casi, tre casi in cui si può provare a spingere un codice lineare al limite e provare a risolvere dei problemi che magari sono più, anzi no, magari sicuramente sono più di dominio di solutori non lineari. E poi parliamo di Riccardo, substract. scusami,
Dimmi. E riporti esempi di non linearità geometriche, di materiale, Quello di poi è nella seconda contatto. parte, qui Ah, è ok. solo, è tutto chiaramente, in questo caso specifico, ad esempio, qua vediamo, è il calettamento di una ruota, di un volano su un albero, qui sarebbe un problema tipicamente di contatto, no? Dove chiaramente si ipotizza che non ci sia plasticizzazione materiale, chiaramente le deformazioni sono ancora nell'ambito delle piccole deformazioni. Per cui questo sarebbe un problema non lineare per contatto. Però ci sono dei casi in cui si può vedere qui chiaramente questi esempi che sono stati fatti qui vengono poi ripresi più avanti nella parte non lineare per verificare che effettivamente le ipotesi o l'azzardo, diciamo così, l'azzardo ragionato di estensione di un codice lineare ad un ambito che sarebbe prettamente non lineare, in realtà ha dato de dei risultati che sono ingegneristicamente congruenti con anche il calcolo non lineare. Chiaro, ci si limita ad alcuni casi e qui è spiegato, tipo anche il precarico di collegamenti flangiati dove il bullone o la vite vengono precaricati, può essere risolto anche in ambito lineare. E c'è un esempio qui proprio di un tubo che viene flangiato nel capitolo 7. E si parla qua anche di substructuring e di submodeling, dove anche qui alla fine oggi forse si usa meno perché si fa prima a modellare tutto. Si fa prima a infittire tutta la mesh, mentre col substructuring alla fine si crea una matrice di rigidezza ridotta a dei punti di interfaccia ed è un modo per collegare le strutture attraverso semplicemente dei punti, ma non per questo trascurando la rigidezza della parte che non viene poi modellata, ma viene inserita come superelemento, così come si chiama. Oppure il submodeling che consente l'estrazione di un modello locale. Partendo da un modello globale dove si ritaglia la frontiera su cui si ritaglia poi il modello locale, ovviamente deve tenere conto del fatto che c'è una parte residua di struttura. E qui ci sono due esempi, sia per il superelemento sia per il submodeling, di come si può ottenere, diciamo, a mano, chiaramente utilizzando un codice FEM, ma come ottenere una matrice ridotta e come ottenere le condizioni al contorno su un modello, su un sottomodello. Cioè, le condizioni al contorno dal modello globale per essere applicate al sottomodello. No, quindi qui quello che vediamo qui è effettivamente, questo è un pezzo aeronautico, qualcuno magari lo conosce, è l'inlet di una nacelle. Il modello globale è questo, e poi il modello locale di un collegamento a bullone, che poi verrà ripreso, lo vedremo più avanti. Si studia soltanto questa parte qua, e qui era un problema su una camera a pressione, era un'autoclave a sezione rettangolare, chiaramente non il massimo per resistere a pressioni e depressioni, e partivano delle cricche da queste zone qua e di conseguenza era necessario qua infittire molto per avere lo stato di stress e fare un'analisi di fatica abbastanza accurata. E niente, poi passiamo al capitolo 8 che tratta di compositi, lo vedremo un po' meglio avanti perché diciamo non è un nuovo contenuto, ma è stato rivisto particolarmente, quindi lo vedremo per quello che riguarda i nuovi contenuti. Il capitolo 9 riguarda i metodi di validazione numerica. Anche qui ci sono delle aggiunte rispetto a quello che c'era in passato sul Claudio, primo scusami, volume. Dimmi. sto vedendo ancora la slide del capitolo Sì, 7. Ah, non ho messo slide per il ok. capitolo 9, l'8 e il 9, perché appunto li vediamo qualcosa più avanti nei nuovi contenuti. E quindi qui sto solo facendo un breve excursus, ma siamo rimasti ancora al capitolo 7. E poi il capitolo 10, anche qui non c'è nessuna slide perché dovremmo vedere qualcosa un po' più avanti, sono le verifiche strutturali, e quindi statica, fatica per i compositi, e qui è stato ampliato molto rispetto a quello che era, diciamo, il capitolo originale del primo volume. E con questo, col capitolo 10, finisce la prima parte e comincia invece la seconda, dove l'11, il 12 e il 13 capitoli sono rispettivamente per le grandi deformazioni, quindi non linearità geometriche, il 12 è per le non linearità di contatto, il 13 per le non linearità di materiale. E qui vediamo l'esempio di prima, nel senso questo distanziale qua, che si vede qui in verde. È questo pezzettino qui.
E quindi qui era stato necessario fare un'analisi con materiale da comportamento elastico-plastico, quindi è stata fatta una prova di compressione perché era in compressione e il modello di calcolo ha evidenziato appunto la necessità di passare in campo plastico perché il campo elastico veniva superato, ma in campo plastico il bullone, la vite che teneva l'assieme, viene protetta dalla plasticizzazione di questo elemento, cioè l'energia viene assorbita da questa parte qua in un evento eccezionale, chiaramente non in un evento di esercizio, che consente al pezzo di sopravvivere, cioè di non collassare completamente, pur avendo delle deformazioni permanenti. E qui è riportato un po' nel dettaglio il tipo di analisi che è stata fatta, il confronto anche con gli stress che si trovano nei nodi e nei punti di Gauss, e vedremo un pochettino più avanti. Il 14, anche qui non riportiamo nessuna slide, sulle analisi dinamiche, anche qui ho rivisto un po' meglio la trattazione, approfondita, sempre con lo stesso esempio che era già presente, con la trave, è stato aggiunto la parte sul calcolo esplicito, quindi dinamica tipicamente ad alta velocità, con un confronto con il metodo implicito e un po' di vantaggi e svantaggi, e se ne parla perché alla fine il metodo esplicito può essere utilizzato anche per risolvere casi quasi statici o di dinamica non particolarmente veloce, a patto di non indagare il fenomeno su uno spazio di tempo troppo alto, e spiegheremo anche, viene spiegato anche il perché. Il 15 è relativo alla ottimizzazione strutturale. Anche qui non c'è nessuna slide perché lo vediamo più avanti, nella parte nuova. Scusami Claudio, Sì. ottimizzazione strutturale di che tipo? Si parla di tutte e tre: Geometrica, topologica. Ah, ok. topologica, Forma. di taglia e di forma. Ah, ok. Si parla di tutte e tre. Il 16 è completamente nuovo, il capitolo 16 parla di simulazione del danno. Ossia, nel caso dei materiali duttili, ad esempio, non solo possono plasticizzare, lo sappiamo, a un certo punto si romperanno anche, e se uno ha dei dati sperimentali, che chiaramente non sono di facile ottenimento, ma di qual è il comportamento del materiale oltre il campo, diciamo, plastico fino alla rottura, si può arrivare a modellare anche questo fenomeno. E anche qui lo vediamo poi più in dettaglio nella parte nuova. Simulazione del danno anche per i compositi, che consente di valicare il limite della first ply failure, dove appunto se una pelle nel laminato raggiunge l'indice di rottura a 1, viene dichiarata, tutto il laminato viene dichiarato morto, e invece con questo approccio uno può dire che anche qui per eventi eccezionali si può tollerare che una o due o tre, quello che sono, pelli possano fallire nelle fibre, nella resina, senza per questo avere il collasso della struttura globale, il collasso globale della struttura, e questo consente di avere ovviamente delle strutture più leggere. E la simulazione del danno nella colla, e questa è forse la parte più importante. Per gli incollaggi strutturali è sempre un dramma sapere come fare, come calcolare area utile, qual è il valore ammissibile. Chiaro, bisogna avere dei valori sperimentali e non è sempre facile neanche questo, ma una volta che uno ce li ha a disposizione, si può con una certa confidenza arrivare a giudicare dell'integrità di un giunto incollato in maniera abbastanza precisa e essere confidenti che non si rompa o si rompa, appunto, a seconda. Quindi scusa Claudio, nel Sì. libro è riportato anche un confronto numerico sperimentale sugli incollaggi? Qui entriamo in una fase un po' delicata perché ovviamente sono dati, proprio perché non sono dati di facile Riservati. ottenimento, quelli che ho messo io sono, diciamo, farlocchi, tra virgolette, nel senso sono numeri sensati, ma non sono basati su, ovvio c'era una sorta di copyright, diciamo così, o di non-disclosure agreement, con dati Ok. che sono chiaramente sensibili. Però diciamo che il metodo è illustrato, dopodiché se uno entra in contatto con un'azienda che ha bisogno di fare lavori di questo genere, è chiaro che l'azienda stessa dovrà anche predisporsi a fare delle prove Certo. per avere i numeri. E,
Alla fine, il 17, capitolo 17 è un po' un compendio di tutto quanto, ci sono diversi esempi, ovviamente di natura non lineare, con più o meno tutto quello che si è visto in precedenza. Qui è riportato il classico calcolo di un occhiello e viene confrontato il metodo numerico con le classiche relazioni che si trovano su manuali di progettazione strutturale tipo il BRUN. Per quello che riguarda il cedimento dell'occhiello, confrontato con quello che poi viene fuori dal modello numerico. E capitolo 18, di nuovo non riportiamo niente, è solo testo e filosofia, stato dell'arte, sviluppi futuri, diciamo quello che è il panorama adesso nell'ambito della simulazione, tutto quello che si fa o non si fa, poi o quello che si vorrebbe fare, più o meno. Insomma, è scritto lì e poi è tutto abbastanza ancora in fermento. Adesso si parla di multiphysics molto e per quanto sia veramente difficile, ad esempio in ambito aerodinamico, non ho ancora visto una reale interazione tra la struttura e il calcolo CFD, se non appunto magari scambiandosi pressioni deformate forse in ambiti di ricerca, ma ancora la Formula 1 non lo fa. Passa le pressioni, si calcolano le deformate vengono ripassate al CFD che ricalcola le pressioni, insomma, si fanno due, tre, quattro iterazioni per convergere poi a una differenza piccola. E alla fine le appendici, di cui abbiamo parlato brevemente prima, l'appendice C contiene appunto il discorso tra soluzioni dirette e metodi iterativi, l'appendice A era il capitolo 1. Del primo libro che ho messo in appendice A perché appunto la prima critica che mi era stata mossa era quella che cominci subito equazioni differenziali e derivate parziali, hai detto che non mettevi nulla di matematico, quindi l'ho mossa l'appendice C, scusate A, per cui se uno è interessato sono in realtà le relazioni che governano il problema elastico lineare, quindi alla fine sono riportate, diciamo solo quelle, non c'è come vengono ottenute, quindi semplicemente legame, sforzi, deformazioni, equazioni costitutive, se uno vuole andare a rivedersele, ce le ha lì, non deve andare a cercare da qualche altra parte, solo per comodità. Mentre l'appendice B, secondo me, è molto formativa, nel senso che viene riportato, quindi venendo un po' meno al discorso dell'eliminare la teoria, viene riportato un esempio che si può seguire passo passo utilizzando le capacità di calcolo matriciale di Excel. E quindi costruendo questo modellino qui, molto semplice, con due elementi triangolari, che ovviamente nel corso del testo si dice che fa schifo, l'elemento triangolare a tre nodi, però non è neanche così vero perché se fa schifo in questa condizione qui, dove viene caricato a flessione e taglio, e quindi i risultati che vengono fuori dal modello che viene fatto a mano, che viene poi riprodotto con il codice di calcolo, i risultati tornano, quindi abbiamo conforto che abbiamo fatto le cose giuste, se cambiamo la condizione di carico e lo facciamo diventare una semplice trazione, allora anche questo modello fatto con due elementi schifosi dà dei risultati che sono in linea con la teoria, sì, in linea con la teoria che viene fuori. Quindi non tutto è brutto quello che sembra brutto. E questo secondo me è appunto molto formativo, va molto bene. E alla fine appunto questi sono praticamente i contenuti. Cosa c'è di nuovo? Se sommiamo i due libri, prima erano 250 più circa 200 pagine per 450, proprio i conti della serva. Siamo a oltre 550 con una compattazione delle figure molto avanzata, per cui secondo me proprio brutalmente c'è un 40% in più di nuovi contenuti. Qua e là, sparsi qua e là, tipo nel capitolo 1. È spiegato un po' meglio il discorso MPC, che cos'è un MPC rigido, un MPC non rigido, RBE2, RBE3 per usare il linguaggio Nastran. Sono stati aggiunti dei dettagli sull'estrazione del free body diagram, ad esempio il codice in uso qua, poi vi dico qual è, se non l'avete riconosciuto, consente di integrare gli stress sulla sezione che viene fatta e di calcolare le azioni interne che poi possono essere utilizzate nel caso specifico di saldature a cordoni d'angolo per calcolare le saldature con le normative senza dover stare a impazzire, questo viene fatto via direttamente. Sempre nel capitolo 3, appunto, abbiamo accennato brevemente ai punti di Gauss e ai nodi, la differenza che passa tra lo stress che di solito viene calcolato nei punti di Gauss e poi viene
estrapolato, anzi interpolato attraverso le funzioni di forma ai nodi, chiaramente ha dei valori diversi, ma se noi avessimo un materiale elastico perfettamente plastico, non dovremmo mai vedere un valore di stress che sia superiore al valore di snellimento che abbiamo dato. E invece scopriamo che nei nodi è così, ma perché chiaramente lui prende il valore di snellimento qui attraverso le funzioni di forma, lo interpola al nodo e viene più alto, può venire anche più basso, chiaramente, ma dove viene più alto e dove non dovrebbe invece. E qui è data appunto la matrice di trasformazione per passare da un altro. Sul capitolo 4 abbiamo aggiunto le masse modali effettive, i fattori di partecipazione modale e come possono essere interpretati e soprattutto usati poi nel capitolo 14, quando magari si parla di metodo di soluzione con la sovrapposizione modale, quindi quanti modi devono essere usati, quanti appunto è necessario prenderne, cosa succede se ne trascuriamo troppi e le masse modali effettive aiutano in questa scelta. Il capitolo 6, che è quello sugli errori, appunto è stato aggiunto qualcosa sul confronto con i tetraedri e con gli elementi BIM, e ho aggiunto la tecnica dello skimming, che consente di avere uno stato di sforzo piano sulla superficie del pezzo. Mentre su un modello solido, per una questione intrinseca, anche la tensione normale alla superficie non è nulla come dovrebbe essere. E poi sui compositi è rivisto completamente la trattazione, e qui abbiamo messo addirittura un esempio dove si vede qua, è un pezzo che arriva da una Formula 1 che non ha mai visto la pista, purtroppo. E il test al banco era fallito, mentre il modello a shell diceva che in teoria doveva andare bene, ma chiaramente qua abbiamo uno spessore che tutto può essere meno che shell, se non sbaglio, 22 mm, 20-22 mm. E quindi un modello 3D sarebbe stato più opportuno. E capitolo 9, appunto, detto, ho messo qualche metodo di validazione numerica in più, perché alcune aziende lo chiedono ancora, soprattutto in ambito aerospaziale. E il capitolo 10 è ampliato molto su tutte le verifiche strutturali. Qui c'è un esempio di calcolo a fatica dove in questa pagina precisamente si vede come poter trattare il discorso dell'effetto dimensionale. Per chi ha fatto, appunto, chi fa, ha fatto calcoli a fatica lo fa. C'è il discorso dell'effetto dimensionale che ha un'influenza sulla resistenza a fatica e qui con il metodo del gradiente. Si può tenerne conto, se non se ne tenesse conto saremmo generalmente conservativi, magari troppo conservativi, usando solo i dati in uscita dal FEM. E poi sul capitolo 13, che riguarda la plasticità, la non linearità di materiale, true stress, true strain, rispetto a quelli nominali, la differenza che passa, il perché bisogna usare true stress, true strain, più che altro perché il codice di calcolo di solito lo vogliono in questa forma, le differenze o l'errore che si commette se non si passa da uno all'altro e le formule per passare da uno all'altro. E poi è stato aggiunto il materiale iperelastici, anche se appunto rimangono in campo elastico, ma subiscono grandi deformazioni. E quell'esempio che vediamo qui è, anche qui tratto dalla Formula 1, è un semiasse dove si applica il pre-stress, cioè si presnerva il materiale per poter aumentare la resistenza. Chiaramente ci si mangia del margine plastico, però il pezzo alla fine risulta più leggero e non è poco. Poi, appunto, il capitolo 14 ha ampliato un po' e messo un po' meglio il discorso dinamico con anche l'esplicito, e il capitolo 15, che è nuovo sull'ottimizzazione strutturale, anche qui è quello che vediamo qua. L'idea è di partire ovviamente da un abbozzo di telaio di monoposto, è molto semplificata la cosa, è solo per dare spunto, cercando di ottimizzare il rapporto rigidezza-peso, quindi rigidezza torsionale, si fa un'ottimizzazione topologica, quello che viene fuori è questo, e poi ci sono altre filosofie, appunto, come ho detto prima, Umberto, chiedevi. C'è anche il discorso relativo all'ottimizzazione di taglia, cosa succederebbe se anziché farlo a tralicci, diciamo, come tradizionalmente verrebbe fuori, lo facessimo con uno scatolato a spessore variabile. E secondo me vengono fuori delle sorprese alla fine, forse se un giorno ci saranno, e ci saranno, delle macchine di stampa 3D grandi abbastanza da contenere le dimensioni di un telaio di questo genere, è possibile che consentendo spessori variabili in maniera continua, assolutamente, in qualunque parte della struttura,
Può essere che l'attuale filosofia della progettazione in carbonio venga un po' a cadere. E niente, qua dicevamo il danno, il capitolo 16, qua è la barretta materiale duttile che è tirata, a un certo punto si rompe e il codice arriva, una volta che l'elemento è completamente danneggiato, lo cancella, non c'è più e quindi a un certo punto si spacca proprio. E alla fine, capitolo 17, dove questo esempio era già presente nel secondo volume. L'ho rifatto, rivisto, ampliato un po', l'ho portato anche appunto al limite, quindi modellando il danno nel materiale del bullone che cede per taglio, viene risolto col metodo sia implicito senza modello di danno, che è la linea blu, sia con l'esplicito, dove si vede un accordo fantasticamente perfetto, e nel caso dell'esplicito c'è anche il modello di danno, e quindi a un certo punto il bullone si rompe e le parti si separano. Il capitolo 17, come dicevamo, è comunque quello dove ci sono diversi esempi. Questa è una ruota posteriore di una vettura di Formula 1, quando ancora c'erano pneumatici intagliati, ma parliamo del 2000-2002. Allora serviva introdurre nel cerchione, che era l'oggetto dell'ottimizzazione di rigidezza peso, serviva un metodo per introdurre il carico in maniera il più possibile realistica. Quindi c'era il pneumatico, avevamo un modello pneumatico con tutte le sue caratteristiche. La cosa snervante a quei tempi era che il modello girava per una notte, ma tipo 14-16 ore, e non convergeva, soprattutto chiaramente nel carico laterale, distorsione di elementi, tutte cose. E di conseguenza, adesso a 20 anni quasi di distanza, ho detto: ma chissà cosa succede se proviamo a farlo rigirare, e la sorpresa è che non solo giunge a convergenza, ma girando su 8 CPU ci mette 11 minuti. Quindi Caspita, da 14 impressionante. ore. E qua si vede l'impronta di contatto, dove il rosso significa che è a contatto ed è sticking, cioè non scivola, e verde, dove invece è a contatto ma comincia a scivolare, quindi c'è un certo slittamento al limite della condizione di carico laterale. E poi un altro aneddoto abbastanza non tanto divertente perché è stato drammatico: questo è un braccetto sospensione, la parte che si collega al lato, diciamo, lato vettura, corpo vettura, è fatto tutto in carbonio. Questa parte qui è quella che flette, che simula un po' la presenza di una cerniera per chi non è magari addentro alla Formula 1. E quello che è successo è che al testa al banco si è aperta questa pelle esterna, si è distaccata dal resto del pacchetto e non si capiva perché. Il modello a Shell chiaramente non aveva evidenziato questo effetto, quindi localmente è stato costruito un modello dove ogni pelle è stata modellata con un brick, un elemento solido. Qui si è modellato il comportamento della resina anche dopo diciamo, a rottura, e si vede che questa parte qui si stacca, si separa. Ecco, questo è un po' un excursus. Sono stato comunque molto, molto lento, nonostante tutto, e ci sarebbero ancora milioni di cose da dire, ma il tempo ovviamente è quello che è. Davvero, davvero interessanti. Queste sono quelle di cui parlammo per telefono quando ci siamo sentiti. Sì. E non sapevo, tra l'altro, di questa enorme differenza di tempi di calcolo. Accidenti, da 14 ore a Sì, 11 minuti. enorme, enorme veramente. Impressionante. Sì, decisamente. Claudio, guarda, io a questo punto passerei, vediamo un po', passerei alle domande. Anzitutto la domanda di Andrea. I software di simulazione integrati nei CAD sono strumenti utili o pericolosi? Anche qui Attenta a dipende. come rispondi. Scherzo. Dipende. No, io penso che siano utili perché comunque consentono una scrematura di soluzioni chiaramente sbagliate. È ovvio che vanno usati comunque con una certa cognizione. Quindi anche il, diciamo, chiamiamolo progettista, che deve avere comunque una certa preparazione, e appunto un libro come questo potrebbe anche dare un'idea di come muoversi con questi tool. Appunto, di solito sono poi solamente lineari, quindi consentono di fare moltissime cose, ma non tutte. E poi, chiaramente,
Chiaramente, la soluzione finale deve, secondo me, essere comunque demandata dagli specialisti, soprattutto se poi entriamo in un campo non lineare, elastico, cioè di contatto, plasticizzazione di materiale, cose che chiaramente non sono poi alla portata di tutti. Per Quindi cui sì, usiamoli, ma attenzione. Oh, oddio, poi ci sono tipo KTA, adesso, siccome anni fa ha comprato Abacus. Esiste Abacus per CATIA e quindi di conseguenza lì uno ha dentro diciamo tutti i tool di Abacus integrati all'interno di CATIA, però è quasi comunque uno strumento dedicato ad un analista, anzi c'era chi diceva in Dassault che avevano intenzione di far sparire il pre e post di Abacus che si chiama CAE. Spero che non lo facciano onestamente. Quindi sicuramente ecco, strumenti validi soprattutto nella fase di progettazione Sì, per prendere delle scelte progettuali, sì. Sì, supportare scelte progettuali, no? Non tanto per la validazione, diciamo così. anche se secondo me comunque dove possibile sarebbe utile che comunque lo strutturista e il progettista si sedessero assieme già all'inizio delle prime fasi di progetto, perché così si scremano già soluzioni che o funzionalmente non vanno bene, perché chiaramente il progettista è quello che ha la conoscenza di tutto l'ambito in cui la parte che viene progettata viene a lavorare, e lo strutturista ha più cognizione di quali sono soluzioni che magari non funzionerebbero, vuoi per rigidezza, vuoi per stress, quindi non sarebbero efficienti. Questo sarebbe chiaramente l'ideale in un mondo ideale. A me è capitato poche volte di poter utilizzare questo approccio, purtroppo. Allora, la domanda di Erika, bisogna disporre di un codice di calcolo specifico per poter seguire il testo oppure i concetti sono validi per qualunque codice? Questa è una bella domanda, io fin qui non l'ho detto, però dico che il primo volume e il secondo volume, comunque, quelli diciamo vecchi, era un po' un putpourri, nel senso che era stato utilizzato Algor Super SAP, che adesso credo sia integrato in qualche software di Autodesk. Era stato utilizzato Nastran, e vabbè, Nastran non c'è bisogno di neanche di parlarne, ed era stato utilizzato anche ANSYS. Io quello che ho voluto fare qua era stato di riunificare tutto con un codice solo, un pre e post processore solo e un solutore solo, che è Abacus nella sua versione 6.14.2, che è molto vecchia, ma c'è un motivo. E però, proprio perché comunque gli esempi erano stati fatti anche con altri tool, non c'è assolutamente nulla che vieti di usare altri software. Questo lo voglio dire chiaramente: il libro non è un tutorial per l'utilizzo di uno specifico software. Serve a dare delle linee guida, degli spunti, per approcciare appunto il calcolo delle strutture. Anzi, se qualcuno ha comprato il libro e dispone di un software che non è Abacus, sarebbe anche interessante se volesse rifare qualcuno degli esempi con un altro software per confrontare, una sorta di benchmark, confrontare i risultati. In ambito lineare mi aspetto che non ci siano differenze, se no è grave. In ambito non lineare, qualche sorpresa ogni tanto si può avere. Ok, allora la domanda di Gabriele: quali sono i punti critici a cui si deve fare attenzione per non incappare risultati errati o non coerenti con l'analisi? Qua è una domanda che richiederebbe tutto il libro per rispondere, però in effetti. Poi ho un piccolo decalogo che non è un decalogo, comunque vabbè, chiaramente attenzione, sono secondo me l'errore principale è tipo quello dell'unità di misura, perché un codice dovrebbe essere adimensionale e la responsabilità deve essere dell'unità conforme, deve essere dell'utente. Poi di fatto sono adimensionali, ma qualcuno, non faccio nomi, ha provato a introdurre nel preprocessore le unità di misura e purtroppo a volte, proprio cercando di aiutare, quando si va magari a insidiare, a insinuare l'errore, magari nell'utente che invece vuole forzare perché pensa di essere esperto o lo è, vuole forzare determinate unità di misura. Questo ad esempio, per cui quello sicuramente è un esempio. Poi sì, densità della mesh, distorsione di elementi a livello locale,
tutte cose da guardare, cioè alla fine c'è tutto, tutto, perché tutto può generare qualunque passo che si fa nella creazione di un modello di elementi finiti, se è affetto da errore, lo ripercuote da quel momento in avanti, non si cancellerà neanche per fortuna. Per cui se uno sbaglia il modulo di elasticità, lo mette 10 volte più alto o più basso, sbaglia tutto quello che viene dopo, chiaramente. Chiaro. Allora, la domanda di Marco. Ciao, posso avere qualche cenno sull'impostazione di un calcolo ad elementi finiti per materiali compositi? E boh, qua che dire, non è che cambia nulla rispetto alla creazione del modello, quindi mesciature, descrizione dei materiali, è qui dove magari c'è qualcosa di più da dire, perché chiaramente un composito è un materiale non omogeneo, non isotropo, e di conseguenza la parte relativa alla preprocessazione per la descrizione dei materiali è quella che è più diversa rispetto a un modello, diciamo, fatto con un materiale, una parte fatta con materiale omogeneo. E oltretutto c'è poi la sequenza di laminazione, quindi per costruire il composito non è che dici, vabbè, ho questa shell qui, lo spessore è 2, gli do acciaio, alluminio. No, lo spessore nasce da quanti teli ci metto, e lo spessore del telo dipende dal telo che uso, e quindi c'è tutta una cosa legata alla costruzione tipica del composito che chiaramente richiede più attenzione, e poi ovviamente l'interpretazione dei risultati, perché anche lì non è che ho una tensione di von Mises da guardare in un punto, ho i vari strati da andare a vedere, le varie pelli, qual è quella più critica, perché è più critica trazione, compressione, taglio, oppure il taglio interlaminare, quindi quelli che tende a scolare le pelli, come abbiamo visto nel braccetto da sospensione che si apriva così, il peeling. Sì, insomma, il capitolo 8, diciamo, è stato rivisto e dovrebbe essere sufficiente adesso a consentire di muovere i primi passi, e poi è chiaro, l'esperienza viene facendo. Purtroppo non si può dire tutto, e per una cosa che si mette se ne dimenticano altre 100. Purtroppo è un aspetto veramente interessante, difficile. Io sono sempre a disagio con i compositi, nonostante ci abbia a che fare dal 2000, ma il calcolo di una parte in composito ci vuole sempre molto rispetto. Ok, passo alla domanda di José. Come migliorare nell'analisi numerica? Ovvero qui ti sta chiedendo, ci sono dei libri che consigli? Beh. Non faccio autopropaganda, che se l'ho già detto prima, ma vabbè. No, io, a parte quelli di teoria, che se uno vuole studiare, vabbè, c'è il classico Batte, il Wilson, lo Zankevic, sono quelli più famosi. Io ho trovato ispirazione nei libri di Cook, Robert Cook, perché lui ha sempre, in quelli che ha scritto, l'approccio misto, diciamo. C'è teoria, ma c'è anche molto della parte pratica. Per cui qualunque libro di Cook sugli elementi finiti, secondo me, vale la pena leggerlo. Scusa Claudio, questi libri risalgono a che anni? Quando sono stati scritti? Beh, O sono se l'ho letto recenti? io, secondo me siamo tipo Infatti. fine anni 80, inizio anni 90, una roba così, più o meno, direi, sì. Ok, quindi non ci sono libri recenti di quest'autore. Ha pubblicato in quegli anni? Onestamente, non lo so. Credo fosse un giovane professore, quindi probabilmente è ancora sia in vita che in attività. Non so, onestamente Ok. non ho più cercato. Però Robert può valer la Cook. pena. Io cito l'autore, Robert J. Cook, mi pare. Ok. Allora passo all'ultima domanda, quella di Samet, e praticamente Samet ti chiede qual è il metodo che tu utilizzi per calcolare in maniera realistica la sollecitazione nelle aree di contatto. Interessante. Beh, dipende qui a cosa si riferisce, cioè se fosse per esempio la pressione di contatto, quindi quella che nasce tra il pin e il lag, come vedevamo prima, più che l'avere la reale condizione di stress è sapere quando realmente il materiale, in questo caso, plasticizza, perché con una pressione di contatto chiaramente plasticizza un valore che è superiore rispetto a quello che uno si aspetta dalla prova di trazione. Però direi che se il modello elementi finiti è fatto bene nell'area di contatto, quindi con una mesh sufficientemente densa, il valore si può prendere direttamente quello che viene letto. Io
C'è nel capitolo 12 dove si parla di pressione di contatto, cioè di non linearità di contatto, è riportato l'esempio della sfera premuta contro un piano dove abbiamo la soluzione analitica data da Hertz e c'è il confronto. Tra l'altro, questo è uno degli esempi che avevo fatto con Nastran, con gli elementi gap, al tempo del secondo volume. Con ANSYS per le superfici di contatto, che adesso ho rifatto con Abacus, e più o meno hanno dato tutti un buon accordo con la teoria e tra di loro. Quindi, alla fine, ci sono magari dei codici che hanno degli elementi specifici per il contatto, tipo Abacus ha il tetraedro 10 nodi modificato, che ha una specie di improvement, miglioramento per quello che riguarda proprio lo stress sulla superficie, quindi andrebbe utilizzato per avere un miglior accordo. Della pressione, miglior valore della pressione sulla superficie. Ok, abbiamo fatto le 19:30, quindi direi di portarci in chiusura di questo webinar. Ci Sì? accennavi prima che hai preparato una lista di consigli per approcciare l'analisi FEM, quindi condividi anche questa lista. Sì? Alla fine, appunto, controllo dei dati in ingresso, come si diceva, i materiali, i valori dei carichi, le unità di misura, come ho citato prima, è ancora uno degli errori che vedo, che magari a volte capita anche a me quando si fa un'analisi non particolarmente, diciamo, all'ordine del giorno. Controllare le unità di misura che siano coerenti. Chiaro che per non sbagliare sarebbe bene usare il sistema internazionale, ma vorrebbe dire nel caso dei meccanici avere i modelli in metri, che diventa poco pratico. Io poi di solito effettuo un'analisi modale free-free, quindi senza vincoli, per vedere che non ci siano parti che magari dovrebbero essere collegate, che invece volano tra loro. Il controllo delle relazioni vincolari, una volta che è stata ottenuta la soluzione, che deve chiaramente la risultante nelle tre direzioni traslazionali e tre direzioni rotazionali, deve essere uguale contraria, chiaramente entro certi limiti rispetto ai carichi applicati. Un altro controllo che faccio è sull'andamento non mediato della sollecitazione, cioè siccome gli stress sono calcolati sì nei nodi, va bene, nei punti di Gauss ed è poi estrapolati ai nodi, interpolati ai nodi, però viene fatto elemento per elemento, quindi se a un nodo fanno capo quattro elementi, vuol dire che io a quel nodo lì ho quattro valori diversi. E siccome proprio questa diversità è quella che indica magari una mesh non particolarmente fitta, perché ci sono gradienti di sforzo elevati, o magari c'è un elemento che è distorto e quindi è di natura di qualità numerica scarsa, il fatto di vederlo non mediato fa saltare agli occhi la discontinuità, e quindi quella è una cosa che quasi almeno tutti i post-processori che conosco consentono di fare. Per cui è una cosa da valutare. Beh, io uso von Mises, ma si può usare qualunque grandezza tensoriale, perché comunque non gli spostamenti, chiaramente, perché gli spostamenti sono solo calcolati nei nodi. E poi l'applicazione di tutti i check numerici descritti nel capitolo 9, che magari sono richiesti dalla procedura aziendale o dal cliente, quindi che consentono di magari valutare che un atto di moto rigido, che dovrebbe essere un atto di moto rigido e quindi non dovrebbe generare strain energy all'interno del modello, invece lo fa e quindi consente di evidenziare magari qualche problema che uno non si aspettava. Più o meno direi che queste sono le cose basiche, poi più se ne fanno, meglio è, questo è fuori discussione. Quello sì, assolutamente sì. E basta. Poi direi che arriviamo a questa. Per chi ha avuto la pazienza di resistere fin qui, appunto, fino a domenica l'editore è d'accordo nell'applicare uno sconto del 20%. Su un prezzo che di fatto sul sito risulta già scontato del 5%, utilizzando questo coupon Giannini 2021. E siccome siamo in discussione di simulazione, proviamo a simulare l'acquisto del libro, quindi cliccando sul link, qui arriviamo già alla pagina, lo aggiungiamo al carrello, dopodiché andiamo a vedere, visualizziamo il carrello e qui, dove c'è codice prenozionale, scriviamo Giannini 2021, lo applichiamo e vediamo che effettivamente c'è stato. Il
la spesa di spedizione, chiaramente, quelle sono a carico dell'acquirente. E è reperibile anche su Amazon, c'è. Quindi qui vediamo la pagina dove arriva. Qualcuno ha già messo il voto, ha messo 3 stelle, però ci tengo a dirlo e ve lo faccio vedere. Dice libro eccellente, consigliato anche da diversi esperti del campo, molto chiaro e completo. Le 3 stelle sono dovute al fatto che gli è arrivato con le pagine sgualcite. E quindi in Un realtà classico. dovrebbe poter stare con Amazon e farsi ridare il libro più giusto. E poi, vabbè, niente, io ho anche la mia pagina su Amazon, non so, appunto, quelli che non mi conoscono apprendono adesso che ho anche il lato oscuro, ho scritto anche dei romanzi che sono reperibili anche qui, oltre ai libri tecnici. E ci sono anche dei video con delle interviste semiserie. E niente, alla fine ricordate il coupon qua, Giannini 2021, e se avete bisogno di ulteriori informazioni sono raggiungibile a questo indirizzo email, claudio.giannini@cgki.com. Ok, quindi Claudio, mi sembra di capire che il coupon funziona soltanto sul sito dell'editore, confermi? Eh sì, perché Ok. chiaramente 20% per loro vuol dire che devono mantenere un margine di guadagno e quindi non, in questo caso lo possono fare perché non pagano né il distributore né il libraio e di conseguenza vale solo sul loro sito. Ok, comunque hai lasciato anche il tuo indirizzo email nel Sì. caso, ecco, qualcuno voglia chiederti ulteriori informazioni sul libro, informazioni sull'acquisto presso il sito dell'editore. E niente, Claudio, io a questo punto chiuderei questo webinar intervista e ne approfitto ancora una volta per ringraziarti. Grazie Assolutamente sì, a te. ti ringrazio non soltanto per aver partecipato, ma ancora una volta per aver portato dei testi concreti con applicazione pratica scritti in italiano per tutti noi, tutti coloro che vogliono approcciare al mondo del calcolo FEM. E con i tuoi testi, devo dire, sei riuscito ampiamente a farci, come dire, farci superare questa barriera iniziale, che tendenzialmente è costituita da centinaia di pagine di Teoria. analisi numerica, esatto, e a farci appassionare tramite tutti i casi studio che riporti nei tuoi testi. Assolutamente Grazie, sì. Quindi, spero di aver centrato l'intento, quindi. assolutamente sì, non ho dubbi. Infatti, quando è uscito, forse sono stato uno dei primi, Sì, è questo probabile. 9 agosto, non ho esitato proprio a prenderlo. Grazie ancora e ringrazio voi tutti per aver partecipato a questo webinar. Alla prossima e buona serata. Grazie, grazie a te, grazie a tutti e buona serata, alla prossima.